interpretare che oggi qualcuno utilizza già il bilancio come campagna elettorale. Io cerco di rimanere più sul tema e di rimanere agganciato a quello che è stato fatto in questi anni e che abbiamo fatto anche come Movimento 5 Stelle. Quando si è trattato di parlare di bilancio, noi siamo stati sempre fortemente critici, ma abbiamo sempre portato delle proposte all'interno del bilancio, che poi magari non in quella sessione di bilancio, magari in un altro provvedimento di legge, sono poi stati magari non come volevamo noi, ma in parte recepiti. In questi anni noi all'interno dei bilanci abbiamo portato proposte sui tagli ai costi della politica, sul ricalcolo dei vitalizi, e queste proposte un po' alla volta sono entrate anche nella legislazione regionale. Abbiamo fatto proposte all'interno dei bilanci in ambito sociosanitario, come l'IRAP alle ASP, come le liste di attesa per quanto riguarda anche gli interventi chirurgici, per l'esenzione del costo dei nidi. Sono interventi che abbiamo proposto nei vari anni e nei vari bilanci, che in qualche modo poi sono entrati a far parte della legislazione regionale, come anche ad esempio in ambito ambientale i fondi per le bonifiche alle discariche, i fondi per la transizione verso il plastic free, che ritroviamo anche in questo bilancio, i fondi per la riconversione del parco auto circolante, che presentammo nel bilancio dell'anno scorso e che poi sono entrati anche a far parte del bilancio regionale, come pure gli investimenti sul ferro, sull'elettrificazione, sul cambio di trasporto merci da gomma a ferro, come interventi sulla tutela della salute dei cittadini e quindi in difesa dei cittadini dalla pervasività di un'offerta di gioco d'azzardo che era troppo forte e troppo importante, che in qualche modo andavano tutelati e che oggi, sulla quale qualcuno oggi vorrebbe anche tornare indietro. Oggi continuiamo su quella linea, pur con un occhio critico su un bilancio che su tanti aspetti andrebbe migliorato e su una regione che in tanti aspetti andrà migliorata, perché siamo la regione più inquinata d'Europa dal punto di vista dell'aria, e quindi andrebbero fatti e andavano già pensati in questo bilancio degli interventi radicali per intervenire su questo. Invece ad oggi si interviene in questi anni e ancora in questo bilancio con piccoli interventi successivi e non con scelte radicali. Andrebbero fatte scelte ancora più radicali per quanto riguarda il trasporto pubblico locale, per chi è pendolare e per chi oggi non trova ancora mezzi adeguati per fare una riconversione, passare dal mezzo privato al mezzo pubblico. Andrebbero fatti ancora interventi radicali per quanto riguarda le liste di attesa in sanità e sulla difesa del servizio sanitario pubblico, che ancora non troviamo in questo bilancio, ma noi facciamo delle proposte. Quindi facciamo una proposta in particolare per continuare con l'incentivazione all'acquisto di autoveicoli ecologici, perché quanto è previsto in bilancio non è sufficiente. Non è sufficiente dare un piccolo sgravio del bollo solo alle auto ibride, perché questo non significa una riconversione ecologica del parco auto regionale, ma bisogna continuare, quando si fa una proposta di incentivi o di sgravi, non può essere una proposta spot che dura 6 mesi e poi dopo 6 mesi sparisce. Deve durare una legislatura o deve durare almeno un bilancio triennale. Quindi gli incentivi all'acquisto dei mezzi ecologici, che fanno il paio con gli incentivi all'acquisto dei mezzi ecologici a livello nazionale, andavano riconfermati nel bilancio e invece in questo bilancio non lo ritroviamo, e per questo appunto che presentiamo un emendamento. Come pure sul consumo di suolo andrebbero fatte delle riforme radicali, non ci si può fermare ai titoli del saldo zero, e visto che in questo bilancio vengono introdotte delle norme correttamente dal punto di vista della polizia veterinaria, che però introducono per quota parte un piccolo consumo di suolo, noi riteniamo che quella parte vada emendata, ritenendo che
quel consumo di suolo vada considerato al netto del consumo di suolo che verrà fatto e quindi venga conteggiato per scomputare il consumo di suolo di quella zona, altrimenti noi di deroga in deroga introduciamo ulteriore consumo di suolo. I miei colleghi poi illustreranno anche gli altri emendamenti riguardo al plastic free e riguardo al sociosanitario. Ho presentato un emendamento riguardo anche al gioco d'azzardo. L'articolo 41 della Costituzione ci dice che l'iniziativa economica privata è libera, però non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità delle persone. Questo vuol dire, e questo è il motivo per il quale la legge sull'azzardopatia è stata introdotta in questa regione, perché noi avevamo un'offerta pervasiva e continua di gioco d'azzardo. Quella legge, e quindi tutta una legge che interviene in modo multifattoriale ad un problema che è multifattoriale, contiene anche un punto che è quello del distanziometro. L'applicazione di quel punto effettivamente sta creando dei problemi dal punto di vista lavorativo e allora dal punto di vista lavorativo quei problemi vanno affrontati, sicuramente non introducendo deroghe e proroghe. Quindi l'emendamento che abbiamo presentato a nome del Movimento 5 Stelle chiede di istituire dei tavoli di confronto coi sindacati, che mi sembra che ancora in regione non si siano presentati, se non solo si siano presentati i proprietari delle sale VLT o del settore. I lavoratori non mi sembra siano stati rappresentati dai loro sindacati e quindi noi chiediamo che il tavolo di lavoro venga fatto anche con le rappresentanze sindacali e che vengano, anche qui coinvolgendo il Ministero, attivate tutte gli ammortizzatori sociali che servono quando c'è uno stato di crisi, perché in alcune zone effettivamente si configura uno stato di crisi. Questo però non tornando indietro sulla tutela della salute dei cittadini, perché ce lo dice la nostra Costituzione, ce lo dice l'articolo 41, che prima di tutto viene la tutela della salute dei cittadini e noi sappiamo che nella nostra regione, come in altre regioni, il problema di un'offerta esagerata ha causato una crescita di azzardopatia, mettendo in crisi migliaia di persone e tutte le loro famiglie, facendo perdere il lavoro a tante altre persone. Quindi l'equilibrio nell'applicazione sicuramente ci va, ma su questo non si può tornare indietro. Grazie.